Oltre i remoti confini dell'universo, oltrepassata la civiltà da noi conosciuta, esiste un raggruppamento stellare denominato Via Lattea o Galassia. In essa, e più precisamente nella sua limitrofa area, si trova un piccolo astro denominato Sole, circondato da alcuni pianeti di minima grandezza. E per oggi affine la nostra lezione sullo spazio siderale. Spero che abbiate preso delle note. Gli esami ci saranno presto, nel prossimo secolo. E ora... Dov'è andato? Avanti, parlate, dov'è Crito? Dianzi era su di una nuvola e stava volteggiando per divertirsi. Ha detto che sarebbe tornato presto, signor Delton. Speriamo. Non vorrei che avesse tentato. Anche oggi. Oh, no. Creighton, sì, è lui, il più maldestro pilota della scuola. Creighton, non ti avvicinare di più alla Terra. Torna subito qui, bada che questa volta ti andrà male. Il suo disco? Sì, è lui. Creto, ora basta. So che sei lì. Su, vieni fuori. Perché invece non venite qui voi? Perché io sono l'insegnante e ti ordino di uscire di lì. Beh, cosa ho fatto di male in fin dei conti? Cercavo il mio pallone e l'ho ritrovato. Vado a riprenderlo. No, questa volta no. Giovanotto, io e te ora si farà due chiacchiere da soli. Ci siamo capiti? Voi altri andate pure. Tu no. Creto. Sai perfettamente che ho proibito di visitare quel ridicolo planetoide che è fuori del nostro sistema. Ma signor Delton, la Terra non è un planetoide, è un vero e proprio pianeta. Ha 6 continenti, 5 oceani e 2 lune. Una luna. Solamente? La Terra è il mio pallino. E da quanto calcolato, ora in un punto della Terra attraversano un interessante periodo, la guerra civile. Credo sia un bene nella vita avere un hobby. Non nel tuo caso. Ti rammenti di Venere l'altro tuo hobby? Non avrei dovuto consentire che tu ci mettessi piede. Ora è un pianeta spoglio, squallido. Più nessuno ci si è avventurato. No. Perché non ci apriamo una casa da giù? Non risolverebbe niente. Grazie alla tua storditezza, oggi Venere è un pianeta morto. Dunque, perché andarci? Beh, io, Ora, Creighton, dovrai scrivere. Giuro di non visitare la Terra 2 milioni di volte. Resterei qui dopo la scuola. Ma signor Delton, devo andare con gli amici a fare dello sci spaziale. Ho già dato il grasso agli scarponi. 2 milioni di volte. 2 milioni? Beh. Ha detto 2 milioni o 10 milioni? Ma intanto cominciamo poi. Io giuro di non visitare. Se ne è riandato. Stavolta sarà nei guai davvero. La Terra invece sarà nei guai. Ecco
Buonasera, signor Mayberry. Sono andato a prendere il costume per la vostra festa di stasera. Come vi travestite? Da generale Lee, come ogni anno. Che state guardando? Un disco volante. Cosa? Non lo vedi? Io no. Non ci sono errori, è davvero un disco volante. Vuoi vedere? Che ne dici? Lo vedi? Beh, io vedo delle nuvole, anche col binocolo non riesco a vedere altro. Dammi qui. Solo delle nuvole. E quello che cos'è? Eccolo che gira e gira e gira. Lasciate che guardi ancora. È chiaro come il sole. Ebbene? Sto guardando. Allora qual è il tuo autorevole giudizio? Non vi arrabbierete? No, no, sta tranquillo. Ebbene, allora, se posso darvi un consiglio, consultate un oculista, siete astigmatico. Un oculista? Arrivederci, devo andare dagli Spieldin. Ho questi fiori da portare ad Ellen. Astigmatico. Li metterà per il ballo. Ci vediamo, Oh mio Dio. Sta girando come un hula hoop. George, non dimentico affatto che sei il vicepresidente incaricato dei programmi, ma non modificherò di una parola il mio... Il pubblico americano dimostra di avere fiducia in me da molti anni. E io non intendo raccontargli la fandonia dei dischi volanti nella mia trasmissione di questa sera. Né domani, né mai. Hello, hello. Thelma, ti prego, non interferire. Sai che sto parlando con New York. Oh, mi spiace, caro. Stavo parlando con i Mayberry. Dovrò portargli della menta per il rinfresco? Thelma, ti prego, sto parlando con George Abercrombie. Sul serio? Hello, George. Arrivederci. Buonasera, Conrad. Buonasera, signora Spielding. Non sei ancora pronto per la festa? Andrò fra poco, è presto. Tesoro, tu susciti in me una terribile forza che mi trascina, trascina, trascina. Trattieni quella terribile forza perché mi sento soffocare dal caldo. Non dimenticare di indossare il costume, Conrad. Sposiamoci presto, stasera. Conrad, come ti ho detto e ripetuto 100 volte, tu hai abbastanza attrattiva, ma di soldi ne hai pochini. Il denaro non ha importanza quando c'è l'amore. Ellen, una donna non deve sposare finché non ha finito i suoi studi. Forse le altre, per me invece conta di più sposare. Un po' di terra che dia da vivere e un giorno andare in giro nei campi tenendo stretti in braccio un paio di bambini. Ellen, se continui a tenere questo linguaggio puoi andare dove viene apprezzato, nelle taverne o fra i facchini del porto. Forse ho sbagliato a darti tutto quell'olio di fegato di merluzzo. Si crede sia tutta salute e guarda quali effetti fa. Che gioia avere dei bambini. Una grande gioia. Allora, che aspettiamo? Conrad. Dicevo a sposarsi. Si andrà in vacanza sul lago. Ti sto dicendo, George, che secondo me il pubblico americano ormai è più che maturo. Come mi sta, caro? George, non parlo di quei cretini che formano la minoranza del pubblico. Solo quei fessi possono credere a tali panzane. È un vestito un po' eccentrico. Ma Rossella di Via col Vento vestiva così. Te lo rammenti? Thelma, ti prego, piantalo. Tu come ti travestirai per il ballo? Da Lincoln? No, mi vestirò da Jefferson Davis. Siamo intesi, George. Il mio programma andrà in onda tale e quale come l'ho inciso stamani. Arrivederci. La censura soffoca l'intelligenza umana. Che stai facendo, Conrad? Mi dà solo una mano, cos'hai creduto? Che te la dia lui non mi va, genio. Sei inceppata la sua chiusura lampo. Riparazioni del genere le devono fare solo i mariti o i fidanzati. Ho piena fiducia in Conrad, è un buon meccanico. Dite, signor Spielding, cosa ne pensate dei dischi volanti? Vere balle. Invece Mayberry dice il contrario. Un'ora fa mi ha assicurato di averne visto uno anche stasera con l'aiuto del binocolo. Mayberry ha visto l'aereo che puntava sull'aeroporto di Richmond. La massa è suggestionata. Nella mia trasmissione di stasera aprirò gli occhi al pubblico. E se tu sbagliassi, caro? L'uomo spaziale. Non esiste questa specie. È il tema che svolgerò nella mia trasmissione. Rammentatevi quello che diceste della censura sul cinema, che presto l'avrebbero soppressa. Perché non vai a casa a metterti in costume? Sì, signore. Oh. Torno subito, Ellen. Grazie, Conrad. Un buon meccanico. E quell'altro che ha visto i dischi volanti. Cosa si deve sentir dire? Quanto sono idioti gli uomini. Thank you.
forse tu puoi aiutarmi. Sai dirmi se siamo vicini a... Non ti hanno ancora insegnato a leggere, eh? Hai fame, Red? Thelma, non gli hai dato da mangiare a Red? Qualcosa. Cerca di dirci che ha fame. Non credo, ha detto di no con la testa. Chi gliel'ha insegnato? Oh, non lo so. Suonano alla porta di servizio. Ah. Vado io, caro. Thelma, sono quasi le 7. Per favore, vuoi accendere la televisione in salotto? Subito, Roger. E quale programma desideri? Il mio. Voglio vedermi. Non mi vede neanche un cane in questa casa. Oh, buonasera, madame. Mi chiamo Creighton. I miei rispetti al generale Lee. Dovrei vederlo un istante. Il generale Lee? Oh, ho capito, Bob e Barry. Non sta qui, è da lui che c'è la festa. Ma io sono qui per la battaglia. Non credo che ci sarà una battaglia. Per quanto l'anno scorso ci mancasse poco. Noi andremo da lui fra qualche minuto. E se volete vi accompagneremo noi, signor Creighton. No, Creighton. Grazie, grazie mille. Dunque, l'accendi sì o no, la televisione? Scusa un solo istante, caro. Mio marito appare in un programma televisivo. È molto popolare, sapete. Ah, sì? Signor Creighton? Sì? Accomodatevi, prego. Beh, la televisione nell'860. Credevo l'avessero scoperta più tardi. Fumate pure, se volete. Grazie. E ora prestate la massima attenzione. Ascoltate e riflettete bene. Siete un essere ragionevole? Sì, anzi, credo di esserlo molto. Allora pensate alle vostre abitudini di fumatore. Devo rifletterci. Avanti, riflettete. Sì, signore. Ma prima rilassatevi. State comodi. Posso sedermi? Sedetevi. Grazie. Molto gentile. E ora, prima di accendere... Pardon. Guardate bene l'estremità della vostra sigaretta o del sigaro. Guardateci dentro. Con attenzione. Cosa ci vedete? Tabacco, cosa dovrei vederci? Esaminate bene il tabacco, magari sbriciolandolo. Sbriciolandolo? Strofinatelo bene sulla mano. Ora fiutatelo. Un istante, non l'ho ancora sbriciolato. Fiutatelo. Sì, signore. Gli trovate quello squisito e penetrante aroma che vi avevano garantito? Avete dovuto interrompere per rifletterci. No, mi ha fatto starnutire. Allora, signori, gettate quel sigaro o sigaretta e accendete una di queste. Mettetela fra le labbra. Chiudete gli occhi e accendetela. Sì, accendetela e vivrete. Ma che vivrete? Stavo per morire bruciato. Dannato americano! Si chiama Creighton. Perché non va alla festa da solo? Chi è, in fin dei conti? Un amico intimo di Mayberry. È così simpatico. Non potrò vedermi alla televisione. Ma è un cretino questo cane. Giù! Giù di lì!
diversi anni alcuni cittadini stravaganti affermano di aver veduto dei dischi volanti, deducendone che su quei dischi viaggiano abitanti di altri pianeti. Ma come si può credere una cosa simile? Su nessun altro pianeta ci sono degli esseri capaci di costruire navi spaziali. Vorrei aggiungere, anzi, che nessun paese all'infuori dell'America possiede i mezzi e l'attrezzatura industriale per costruire navi spaziali. Giusto. Ora vi mostrerò alcune fotografie che molti hanno supposto essere di navi spaziali. Presidente Davis, quale onore conoscervi, non so dirvi quale sia la mia gioia. Oh, mi dispiace tanto. Di cosa? Foto numero due. Che vi manca una basetta. È stata una sciabolata. Zitto! Mi impedite di sentire. Ascolterò anch'io. E numero quattro. Vedete che sono tutte illusioni ottiche di individui isterici. Sentite come si parla, eh? Sì, signore, peccato che dica tante sciocchezze. Sciocchezze? Beh, molti usano un'altra espressione, dicono fesserie o anche balle. Ne sta dicendo tante. Dunque, amici ascoltatori, non c'è di che allarmarsi. Interrompiamo per un momento l'interessante trasmissione di Roger Spilding per chiedervi se avete esaminato il filtro della sigaretta. Un filtro superbo. Un tabacco superbo, un superbo aroma. Dunque fumate da oggi signor la Presidente, nostra sigaretta. Signor Presidente, non gli date retto, vi brucerete il naso. Ah, basta! È vero, signore, gli ho dato retto e a momenti mi bruciavo la faccia. Dunque, io dico fesserie, eh? Oh, no, signore, non oserei mai dire una cosa del genere, ho detto solo... Ma voi non siete Jefferson Davis, voi siete lui, siete l'uomo della TV che hanno chiamato Roger Spudman. Spilding. Ma la questione è un'altra. Chi siete voi? No, signore, la questione è in che epoca sono. Che cosa? Sì, che epoca è l'attuale? Quale anno? 1960. 960? Ho sbagliato di 99 anni. E quale anno credevate che fosse? Beh, l'861, sicuro. Stavo venendo qui che c'era la guerra civile. Deve essere successo qualcosa alla macchina. Ho sbagliato i calcoli, non so dirlo, ma sono giunto 99 anni dopo. Sapete, non sono molto ferrato nei calcoli. Cercate di prendermi in giro? Oh, no, signore. Voglio solo spiegarvi. Mi sono comportato da villano. Oh, non mi sono neanche presentato. Mi chiamo Critton, vengo da molto lontano. Lontano da dove? Lontano dal vostro mondo, da un altro pianeta. Oh, mi spiace. Ecco, adesso io vorrei... Andiamo, ne conosco anch'io di trucchetti. Dov'è il filo di cui vi siete servito? Ma che succede? Oh, scusate, ho dimenticato di avvertirvi. Ecco, io vi posso toccare, ma voi non potete toccare me. È chiaro? State a vedere. No? No. Dunque, esistono. E voi siete uno di loro. Ma davvero venite di lassù? Sicuro, di lassù. Ma che resti un segreto fra noi due, signor Spilding. È strano. Ero sicuro di aver spento il motore. Oh, passerò la notte qui se non avete niente in contrario. Torno subito. No, amici miei. Torno a ripetervi che è una fandonia affermare che sulla Terra possano giungere dei visitatori da altri pianeti. Questo lo dici tu, stupido babbeo. E buh! Oh, signor Denton, giocate a nascondino, eh? Io non gioco affatto. E così tornavi solo su quella nuvoletta, eh? Quale scusa troverai questa volta? Di aver perso ancora la palla? Oh, no, signore. No, signor Denton. Avevo perso l'aquilone. No, è il cervello che hai perso. Beh, sarò sincero, signor Denton. Ecco, la ragione per cui sono venuto qui è perché volevo conoscere la Terra e la sua popolazione. Non potrei restare a studiarle? Assolutamente no. Ma è come se facessi un compito a casa. Potrei diplomarmi sul pianeta Terra. Ho detto di no. Ma tutto considerato, forse questo ti aiuterà a togliertelo di mente.
può darsi che ti serva di lezione, conoscere la Terra. Allora mi consentite di restarci? Per un po'. Ma rammentati, Criton, che un nostro vecchio proverbio dice: Marte è Marte e la Terra è la Terra. E mai i due pianeti si capiranno. Sì, lo rammento, e mai lo dimenticherò. Rammentati anche che la tua visita alla Terra dovrà restare segreta. Cerca di non far comunella con i suoi abitanti e non ti confidare con loro. No, è tutta gente infida, tranne il signor Spilding, un buon diavolo che non dirà niente a nessuno di me. Non lo dirà? In questo momento sta telefonando a New York. Ascolta. Chiamatelo anche se sta pranzando. È urgente. Ora lo sistemo io. Che intendete fare, signor Delton? Tirargli una bella scarica da 80. Oh, non disintegratelo, signor Delton, vi prego, è un buon uomo. Stasera deve andare a un ballo e sua moglie non avrebbe più il cavaliere. Se ci tenete, tirategliela da 14. Per questa volta. Siete gentile. Senti come imposterò il mio programma di domani. Su, avanti, sbrigati, ho degli invitati che stanno aspettandomi. Dunque, come imposterai la trasmissione? La vispa Teresa aveva fra l'erbetta, al volo sorpresa sentì il farfalletta, e tutta giuliva, stringendola viva. Cosa, sei diventato scemo? Un'uomo distesa, l'ho presa! Ho capito, sei ubriaco. Studia questa gente se vuoi, ma senza comprometterti. No, no, certo. State tranquillo, signor Delton, e grazie mille. Io farò il bravo ragazzo, signor Delton. Salutate gli amici. Buon viaggio. Ma che succede? Stavate per dir tutto e vi siete beccato un 14. Ringraziate me che non è stato un 80. Cos'è un 80? Venite a vederlo. Ebbene? Guardate quella pianta. Questo è stato un 80. Sono certa che ti piacerà, è un ragazzo davvero simpatico. Oh, signor Criton? Sì? Questa è mia figlia Ellen. Allo? Allo? 90? 54? E 90? Bene, molto bene. Prego. Ah, parlo delle curve. Cosa? Sapete, è un gran vantaggio per le ragazze. Là da dove vengo io hanno tutte 90 in ogni punto del corpo. E invece così... spezza la monotonia. Oh, pardon. Sai che simpatico. Io l'ho sempre detto, è proprio così. Oh, buonasera, Ellen. Thelma, ho ricevuto pochi minuti fa un telegramma sui dischi volanti. Lo confermano, Roger. Ne ho visto uno persino stasera. Non c'è da sbagliarsi. Aveva delle mitragliatrici che spuntavano dai lati. Sotto aveva un ordigno per lanciare le bombe. E in più un cannone enorme che spuntava dalla torretta centrale. Buonasera. Buonasera. Io vi ho già visto. Non credo, a meno che non siate stato sull'X-22. Eh? Oh, il signor Mayberry, un nostro ospite, verrà alla festa stasera. Grazioso costume. Oh, ho cercato il costume, ma ho sbagliato il secolo. Oh, senti, Roger, senti qui. Alle 8 di stasera un oggetto non ben identificato è stato visto volare a grande altezza sopra... Bob, Anastas. Non dovresti leggere queste cose, Roger, non rammenti. E lui dice che non esistono esseri simili. Ma di quali esseri intendi parlare? Degli esseri che vengono dallo spazio. Ossia di esseri minuscoli con delle antenne sulla testa. Scusatemi, signora Spilding, ma le antenne sono scomparse da molti anni e così le code rosse. Oh, le code rosse! Oh, Benelma, basta! C'è poco da ridere. Le code rosse! Le code rosse! No. Oh, no! Sicuro, è così, ci avete lasciato le impronte. A me questo non importa molto. Ma vogliono che sia sempre pulito, sapete? Dicono barriera sporca, coscienza sporca. Cosa sta succedendo, Roger? Devi dirmelo. No. Questo no, non voglio mica beccarmi un 80. Cos'è un 80? Guardate quella pianta di azalea. È abbizzita. Per l'effetto di un 80.
Criton, posso dire tutto? Beh, dato che sono vostro ospite, credo che in questa casa tutti debbano sapere la verità, ma rammentate che deve restare un segreto. E lui è... Io vengo da un altro mondo. Venite da un altro... pianeta. È così. Da Giove. Da Giove? Non ci sono abitanti su Giove, perlomeno io non ne conosco nessuno. Ma perché siete venuto sulla Terra? Oh, è solo un viaggetto di piacere e di istruzione. Sapete, il vostro piccolo pianeta dista dal mio 8 milioni di anni luce. 8 milioni? Ma pensa, povero figlio, dovete essere esausto. No, non proprio esausto, solo un pochino stanco. Una nottata di sonno e sarete a posto. Vado a prepararvi la camera. Grazie, grazie molte. Buonasera a tutti. Ciao, Conrad. Chi rappresenta quello? Un astronauta. Così almeno avrei detto 10 minuti fa. Non mi sta bene? Scusate un momento. Buonasera. Permettete, vero? Fate pure. Grazie. Ero stufo di andare ogni anno al ballo travestito da generale Jackson. E così mi sono vestito da astronauta. Boom, boom. Oh. Non occorre quella per fare boom boom. Posso? Certo. Ma chi è quel tizio? Quello, babbeo, è un uomo spaziale. Un uomo spaziale? Carina questa. Ti dispiacerebbe sedere e stare un po' zitto? Pardon, signor Spielding. Tiratemi via questo coso dalla fronte e sbrigatevi. Sì, 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 signore. Un istante. Oh, mi spiace, signor Spielding. Credo di aver mirato un tantino alto. Abbassate pure la mano, ci penso io. State fermo un istante. Ecco fatto. Avete visto? Io posso, voi no. Accidenti, comincio a credere che sia davvero un uomo spaziale. Ecco qua, signor Spielding, spero non vi siate offeso. La camera è pronta. Oh, grazie infinite, signora Spielding, scusate il disturbo che vi do. E troverete i vestiti di mio marito nell'armadio se desiderate cambiarvi. I miei vestiti? Siete radioattivo? No, no, state tranquillo, sono stato immunizzato. Beh, vi auguro buon divertimento, io me ne vado a dormire. Buonanotte. Avete dimenticato la valigia. Oh, oh, sì, è vero, che distratto. Grazie. Bob, dove vai? A compiere il mio dovere di cittadino, farò rapporto alla difesa civica. Ma lui ci ha chiesto di mantenere il segreto. Il segreto? Certo, è vero, puoi fidarti di me, Roger. Non lo dirò a nessuno. Conrad. Neanch'io lo dirò a nessuno, signor Spielding. E farai molto bene, andresti incontro a dei guai e questo mi dispiacerebbe. Ad ogni buon conto resterai qui, sicuro dormirai qui. In camera mia. Mi spiace, ma non posso restare. No, non posso lasciare sola Martha tutta la notte. Martha? Sì, papà, è la sua capra. Ah, sì. Sapete, sono preoccupato per lei. Non sta punto bene. Da un paio di giorni non mangia ed ha un po' di febbre. Portala qui, nella nostra stalla. Vedrai che starà subito meglio. Ma c'è l'aria condizionata? Sì, va a prendere. Sì, vado e torno. E la festa è di stasera? Beh, per quest'anno faremo a meno della festa. Salve, buonasera. Mabel, Mabel, manda gli ospiti nel soggiorno. Cosa? Manda gli ospiti nel soggiorno. A presto, cara. Ah, vi dispiace passare nel soggiorno a fare due chiacchiere? Vi raggiungo subito. Scusatemi tanto, eh. Robert, ma che succede? Senti, cara, non farmi domande. È la più grande cosa che sia mai successa nel Manassas e negli Stati Uniti. Capitano Jackson, sono Mayberry di Manassas. Quello che ora vi dirò è molto, molto segreto. Appena un'ora fa, ossia le 20 di stasera... La vispa Teresa aveva fra l'erbetta.
Vedete cosa vi può capitare? Ah, sei qui, Ned, vieni pure. Andiamo. Non c'è ragione che non si sia amici. Dunque, a che stai pensando? Avanti, dimmelo. Oh, è vero. Non avevo mai visto un essere umano come te. E perché stai sempre col tuo padrone? Io sono perfettamente normale. Fred, dov'è che dormi la notte? Io? In una cuccia schifosa sotto il portico posteriore. Credono che faccia la guardia, non ci penso nemmeno. Ho una fifa maledetta. Come me? Fred, sai che facciamo stanotte? Tu dormirai qui con me. Con te? Sicuro, perché no? Oh. Oh. Friend, tu starai di sotto. Un uomo normale, e lo dice lui. Creighton. Oh, buongiorno, Ellen. Siete ancora più carina stamani. Grazie. Allora, che ne dite del vostro soggiorno sulla Terra? Oh, è meraviglioso. È tutto di mio gusto, tranne il fatto che non ho trovato quello che mi aspettavo. Ma cosa vi aspettavate? Beh, sono rimasto deluso, lo confesso. Sapete, ho mancato la guerra civile, le sue battaglie, e Lincoln, Jefferson. Ma perché parlate del passato? Siete un uomo del futuro. Sì? Inoltre posso vivere in ogni momento della vostra storia, dato che il tempo non è che un trapezoide. Sapete cos'è un trapezoide? No, confesso che non lo so. Non sapete cos'è un trapezoide? Veramente non lo so neanche io. Era il mio cruccio a scuola. Imbottiscono la testa di cose che poi non servono a nulla. Creighton, com'è lo spazio siderale? Oh, è stupendo, specie quando si viaggia nella giusta stagione. Oh, guai in vista. Guai? Il vostro genitore sta aspettando una telefonata di Abercrombie da New York ed è preoccupato. Dunque, voi sapete a cosa sta pensando? Lo volete sentire? Grande George Abercrombie crede di possedere un immenso cervello nel suo cranio di microcefalo. Io potrei dimostrargli che il cervello lui lo ha nel... È difficile controllarsi quando si pensa. Neanche voi vi controllate in questo istante. Io non penso a niente in questo momento. Neppure a Conrad? Siate sincera. Povero Conrad, costretto a dormire con papà. Se papà sapesse quello che mi aveva proposto di fare stasera, lo strangolerebbe nel sonno. Noi due, soli, sul laghetto. Fino a poco fa la proposta mi eccitava. Era tanto che me l'aspettavo. Ma ora nella mia mente c'è solo lui, Creighton. Creighton, è un'infamia. Ellen, no, aspettate, giuro che non volevo mettervi in imbarazzo. Beh, ora sapete tutto. Oh, in quale mare di guai mi trovo? Beh, vediamo un po'. Primo. Cosa ne pensa Conrad di vostro padre? Temo che non gli sia molto simpatico. E vostro padre cosa ne pensa di Conrad? Lo disprezza. Beh, in primo luogo cambieremo la sistemazione per la prossima notte, perché quella di ieri non era soddisfacente. Ci sono tre camere, compresa la mia. Dunque, vostro padre e vostra madre dormiranno nella camera A. E così voi e Conrad? Sì, andrà tutto a gonfie vele, vedrete. Voi e Conrad avrete la camera B. Ma io queste cose non le faccio. Io non capisco cosa ci sia di male. Sul nostro pianeta le ragazze dormono con i giovanotti e non succede mai niente. Non succede niente? No, ve lo assicuro, Ellen. È già tanto tempo. Ma se non succede niente, come dite voi, come avviene la moltiplicazione? Quale moltiplicazione? Della specie. Come nascono i bambini? Non nascono. Non riesco a capire. Beh, ora vi spiegherò, Ellen. Noi siamo in gran numero e...
E dato che viviamo eternamente, non occorre moltiplicarci, è chiaro? Dunque, non vi unite? No, mai, sono già dei secoli. Sì, ammetto che forse siamo stati un tantino frettolosi, perciò dovreste permettermi di stare a guardare quando la prossima volta voi e Conrad farete oscillare le antenne. Oscillare le antenne? Oh, scusate, così che si dice sul nostro pianeta, ma qui immagino che si dica ancora amoreggiare. Potrei vedere? Ma Ellen, cosa ho detto di male? È solo per avere qualche nozione delle vostre usanze in fatto di amore. Clayton, vi prego, smettetela con questi discorsi. Lo so, voi venite da un altro pianeta e non potete sapere che da noi questi discorsi non si tengono, specie quando si parla con una ragazza. Ma tenetevelo bene in mente se rimarrete sulla nostra terra. Oh, buongiorno, Conrad. Hai dormito bene? Non ho potuto chiudere occhio. Sai, tuo padre dormendo digrigna i denti. Una cosa orribile. Clayton, ha udito il mio pensiero. Eh? So tutto sulla vostra proposta di una gita sul lago, solo voi due. Non è una buona idea, eh? Ma come l'ha saputo? Non so, stavo pensando a quanto mi hai detto e Clayton lo ha letto nella mia mente. Lascia che indovini quello che sto pensando in questo momento. Ah, dunque è così che fate voi sulla Terra, eh? Molto interessante, davvero molto interessante. Beh, ora ne so abbastanza su questa faccenda, mi manca solo un dettaglio. Non sono ancora ben sicuro di una cosa. Chi dei due fa il bambino? Clayton! Oh, Conrad, andiamo, accompagnami a scuola, per favore. Ah, un momento. Prima devo andare da Martha a portarle la colazione. Oggi le darò fiocchi d'avena. Passerò a prenderti tra un minuto. Fiocchi d'avena? Ma è quello che stamani abbiamo mangiato noi. Avete visto? Pensa più alla sua capretta che a me. Che gita sarà quella, se accetta. La vedo già in bikini, con quel corpicino. Ecco, vedete, avete torto. Quale uomo pensa mai a una capra in bikini? Un montone, sì, può anche darsi. Oh, siete qui? Clayton, mio marito vi chiede se potete andare un istante da lui nello studio. Certo. Di che cosa stai ridendo? Della capra di Conrad in bikini. Le ha comprato un costume da bagno? Questo è uno sprecare i soldi. Perché non ci mettete un fanale rosso? È un pericolo per i passanti. Buongiorno. Buongiorno, signore. Datemi un consiglio. Dianzi, ho parlato con New York. Lo so, avete parlato con Abercrombie e lui vi ha detto che verrà qui, arriverà con l'aereo delle 10:30. Ma come? Oh, voi sapete anche a cosa sto pensando. Uh-huh. E il suo arrivo vi preoccupa, non è vero? Certo che mi preoccupa. Si tratta del mio capo. Licenzia di qua, licenzia di là, si direbbe che ci prova a gusto. Accidenti alla tentazione, a digiuno questa roba è micidiale. Perché? Che cos'è quello? Bourbon. Bourbon? Posso assaggiarlo? Temo che siate troppo giovane. No, ecco qui la mia patente di guida. Io sono maggiorenne. 20 milioni di anni luce. Sì, se vedeste la mia torta di compleanno con le candeline, pare l'incendio di un bosco. Ehi, attento, attento, fa dei brutti scherzi. Ah, sì? Allora credo che mi divertirò molto. Signor Dalton, lo lascerete bere quella roba? Ma certo, questo gli servirà di lezione. Vedrete in che stato sarà dopo un bicchiere. Bene, bene. Ma con che cosa la fate quella roba? Grazie, grazie molte. Oh. Venite a far colazione, parlerete di affari più tardi. Conrad vuole portare il signor Clayton a fare un giro in città. Le uova le preferite al tegamino o alla coque? È indifferente, grazie. Bene, non avreste dovuto andare lassù. Lascerete le impronte sul soffitto. Vi chiedo scusa, non l'ho fatto apposta a venire qua su. Lo so, non sono una sciocca. Ora so che significa essere alticci.
ne berei un altro. Comincio a capire come avvengono certe cose sulla Terra. Quando Conrad mi tocca l'orecchio si avvia il motore, è vero? No, Clinton, il mio orecchio non c'entra per niente col motore. Non c'entra col motore? Se sentiste cosa si prova, è l'amore, è meraviglioso. Noi ci abbiamo rinunciato da secoli, ce n'è voluto però per liberarcene. La scarlattina prima, poi l'ansia, il raffreddore e infine quell'assassina, la passione. Ignorate la passione? Sì, ce ne siamo liberati. Ecco, direi che nell'intimo siamo come un piatto di spaghetti freddi. E questo non vi sembra triste? Beh, sì, un tantino. Su, continuate, Conrad, non badate a me. Oh, scusate, volevo vedere. Questa non ci voleva, siamo già in ritardo. Ma siete stato voi? Come avete fatto? Ho solo pensato che fosse sospeso in aria. Un'altra volta lo farete voi. E ci riuscirò. Certo, è così divertente. Oh, ci credo. Ora tocca a me. Sì, fatelo. Oh, no. Che devo fare? Concentrate tutto il vostro pensiero su quel poliziotto. Ellen, ti prego. Vai a vedere, Conrad. Non mi riesce. Non vi riesce perché non vi concentrate abbastanza. Su, concentratevi. Sollevatelo. Sollevatelo. Ma Conrad, ce l'ho fatta, hai visto? Si è sollevato! Siete stata magnifica, domani vi insegnerò a sollevare le case, eh? Non è divertente? Ehi! Finiscila di sbaciucchiare la mia ragazza! Non avevo cattive intenzioni, Conrad. Dentro sono come gli spaghetti freddi. Sì, forse dentro, ma il tuo sguardo però è quello di un galletto. Anche questa, eccolo che viene. Stavolta ci scappa una multa. No, no, niente multa, state tranquilli. Ci penso io. Lo colpirò con un otto, guardate. Ci riuscirai a tornare a casa da solo? Certo, sono venuto da Marte sulla Terra. È di certo più facile che circolare nelle città in automobile. Ah. Beh, grazie per la passeggiata, eh? E non vi preoccupate. Arrivederci! Massacrante portare la macchina su questa strada. Non è difficile, seguite me. Attenzione a tutti gli ascoltatori, un avvenimento veramente eccezionale si è verificato nella Virginia e più precisamente a Manassas. Erano esattamente le ore 9 e 12 quando a un incrocio stradale di quella città... La vista Teresa arriva spalorbita, al volo sorpresa, gentil barzelletta. E tutta Giulina gridava dispesa, l'ho presa, l'ho presa. Ciao Clementina. Ebbene, cara, come stai? Come te la passi? Direi piuttosto male. E poi c'è quel cagnaccio che ce l'ha con me. Eccolo che arriva. Mi terrorizza.
No, no, dovete essere buoni amici, avanti, datevi la ciampina. Mi rifiuto nel modo più assoluto. Vedi, mi ha sputato in un occhio e tu la chiami una signora. Tu avanti, fate la pace. Non me ne andrò finché non vi sarete dati un bacio. Io non lo bacerò, deve essere lui a baciare me. Ecco, non è stato così orribile, vero? Le donne, guarda questa come ci sta. Il programma lo tengo in piedi io per anni e anni, e tu lo sai. Signora Spilding... Vedete che sto ascoltando? Roger sta discutendo col signor Abercrombie da più di un'ora. Quel tizio non mi va a genio. Stavolta Roger perde di certo il posto. Non preoccupatevi, ci penso io. Hai commesso troppi errori in questi ultimi tempi. Non vorrai dire che... Voglio dire semplicemente che per i nostri finanziatori e per gli spettatori ormai tu sei un uomo completamente finito. La bandiera è ammainata, la nave e le scialuppe stanno affondando. E io sarei il capitano? Ma non per molto. Questo è il tuo terzo affondamento. Chi è costui? Creighton è un nostro ospite. Ieri sera verso le 7. Ha visto che vedo, arrivo fra le pezze al volo. Fielding, sei completamente rammollito. Sì, non c'è altra spiegazione. Abercrombie? Felice di conoscervi, sono certo che la vostra nave non affonderà mai, dato il materiale col quale l'avete fatta. Non vi capisco. Si parla tanto di voi nell'ambiente della televisione. Non state esagerando un po'. No, affatto. Nessuno dimentica l'affare che avete sgranfignato alla BBDDIW. Con quanta bravura gli deste la pugnalata alla schiena. Agì tempestivamente, questo è certo. Un momento. Come fate a sapere della BBDDIW se non lo sanno nemmeno loro? Chi ve l'ha detto? Non me lo dite. È stata mia moglie. No. E Luisa? Nessuno sa chi è Luisa. Neanche vostra moglie. Ne siete certo? Certo. Allora è certo. Bene, bene, bene. E sì, quando un uomo ha una moglie come la mia e una Luisa come Luisa, beh, un giorno o l'altro può trovarci nei pasticci. Vogliate scusarmi, metto un po' di ghiaccio nel whisky? Sì, sì. Che ne dite? Pensa ancora di licenziarmi? È finita. No, no, non credo. Spilding, ho deciso di non raccogliere i reclami contro di voi e in merito alla BBDD e a quella faccenda di Eloisa, che la cosa resti fra noi. Ma certo. Io non dirò una parola. Sì, intanto che avrà il suo posto, vero Spilding? È così, mi ricattate. Ma il ricatto non è poi un'infamia, ci ricorro anch'io spesso e volentieri. Caro giovanotto, avrete un avvenire brillantissimo. Salute. Arrivederci, Giorgio. Arrivederci, Tim. Portate i miei saluti a vostra moglie. Ah, sì, grazie. Ah, sì, grazie. Grazie, figliolo. Mi hai salvato. Ne sono contento. Allora, com'è andata? Bene, e lo devo al nostro giovane amico. È riuscito a far rigar diritto George. Lieto di esservi stato utile. Che genero ideale sarebbe. Come, al posto di Conrad? Tu non la credi? Beh, non so, avere degli sputni per nipotini. Ma i genitori non devono mai intromettersi. Se i miei si fossero intromessi oggi, io non sarei tua moglie, vero, caro? Conrad, sai cosa dovremmo fare stasera? Sposarci. No, sciocco. Si dovrebbe condurre Creighton al club dei giovani arrabbiati. Si divertirà. Ma io no, almeno con lui. Sei geloso? E chi non lo sarebbe? Cara, sposami. Tesoro, non posso. Papà sarebbe furioso. Se si ricorderà che dando il suo consenso non dormirò più con lui, lo darà seduto a stante. Te l'ho detto, Cora, non posso sposarti. Sei tanto caro. Ma forse quello che io voglio, quello che io cerco, è un uomo che non mi tiri i capelli. Oh, benissimo, giungo a proposito. Non badate a me. Non vi disturberò. Starò quieto, quieto a prendere delle note. Continuate. Creighton, ricordate, ve l'ho detto anche stamattina. Spiare la gente non sta bene. È così, mio caro.
Ma io non lo faccio a fin di male. Conrad e io abbiamo deciso di condurvi fuori questa sera. Tu l'hai deciso. Noi l'abbiamo deciso. No, io no. Sì, anche tu. Tanto io non verrò. Allora andrò con Creighton solo. Amico, io non approvo che la mia ragazza esca da sola con un estraneo. Creighton non è affatto un estraneo. Se non lo è lui, chi lo è? Creighton, noi due stasera andremo al club dei giovani arrabbiati. Oh, meraviglioso! Che cos'è? È il nostro night club preferito. È così fuori dal mondo. E fuori dal mondo metterò il vestito apposito. Arrabbiati, non lo vedete? Venite. Cosa avete? State tremando. Sono andato troppo veloce? No, è solo che non avevo mai attraversato un fiume senza passare sul ponte. Creighton, lo sapete a che cosa servono i ponti? Sì, da ombrello ai pesci. Signor Maybell. Grazie. Venite. Che bel vestito ha quel tale. Niente maglione né camicia a scacchi. Musiche antiche, le udrò con piacere. Buonasera, Miss Billy. Buonasera. Io... Da questa parte, prego. Certo dei nostri. Accidenti che tuta scintillante. È tocco sul serio. Ehi, guardate. Nuovo socio. Se non lo è, lo nominiamo ad onorem. Benvenuto fra i giovani arrabbiati, fratello. Grazie. Dì, ma lo sai che hai una tuta stupenda? Quanto gli hai scucito al sarto? Tuta? Scucito? Sì, chi è il tuo sarto? Sai, vorrei farmene un uguale. Oh, il mio sarto. Lo sai dov'è la Via Lattea, vero? Sì, ma... La Via Lattea? Sì, sì, lo so, ma non capisco che c'entri. Beh, allora vai lassù, giri a destra della seconda nebulosa verso il terzo pianeta, in fondo alla galassia, chiedi di Milo il mio sarto, di lì che ti ho mandato io. Dici, questo è un pozzo di scienza. È un cannone. Dimmi un po', Padre Eterno, una volta uscito dalla nuvola devo prendere l'ascensore? Da noi non ci sono. Non ci sono ascensori? No, no, si usa la nebbia. È più soffice e più facile a tenersi pulita. Sono simpatici, vero? Sì, sì, tanto. C'è una cosa però che non capisco. Sapete dirmi cosa sono? Voglio dire, sono animali, minerali o vegetali? Sono uomini, sciocco, come noi. Oh. Amico, vuoi toglierci una curiosità? Ti hanno scodellato qui o ti ci hanno trapiantato? Vogliono sapere di che paese siete. Forse è meglio non dirglielo. Oh, no, niente affatto. Io sono sicuro che non andranno a ridirlo. Sono nato a Z217 e sto vicino a quel sarto che ti ho detto poco fa, appena passata la Via Lattea. Ah, appena passata la Via Lattea? Sicuro. L'avevo detto che questo è un tipo extra.
E ora divertiamoci un po', eh? Ehi, giovanotto, ti stavamo guardando dall'orchestra. Sul serio? Sì, uno diceva che potresti farcela. Vuoi unirti al nostro gruppo? Oh, vi ringrazio, ma non sono un musicista. Quantunque mi piacerebbe suonare quegli strumenti. I bongos? Cosa? Si chiamano bongos. Sì, i bongos, sì. D'accordo, suonerai quelli. Avanti, vieni sul palco. Beh, se non avete niente in contrario, li suonerei da qui, rimanendo al tavolo. Senza portare qui i bongos? Già. Semplicissimo ed è molto divertente. Quanto è triste questa canzone, sentite. Dice di una fanciulla che si innamorò di un ragazzo buono a nulla. Tocca davvero il cuore, non resisto. Parte ha dimenticato. La parte dove il padre dice fuori di casa sciagurata. Criton, calmatevi. È una canzone che tocca. Tocca. Mi presti un po' il tuo uomo? No, non voglio. Ti farò divertire, cara. Te l'assicuro. Ci credo, ma rimango con lei. No, oh, Cocco, non ti mollo. Su, vieni, Cocco. Farai le stesse mie mosse. Ora guarda la mia mano con attenzione. No, non così da vicino, caro. Non si deve mai esagerare. Giusto. Sai che vai bene? Grazie. Thank you.
immediatamente. Triton, siete stato meraviglioso. No, una sciocchezzuola. A volte si fanno delle cose senza neanche rendersi conto che si stanno facendo. Ellen, io... Ma cosa fate sotto al tavolino? Io me ne vado, mi taglierò la barba e tornerò ad essere come tutti gli altri mortali. No, non abbiate paura, aspettate, ma perché fuggite? Aspettate, vi assicuro che non è niente, è stato soltanto uno... Triton, volete scendere di lassù, per favore? Scusate, Ellen, credo sia una piccola vendetta del signor Dalton. Perché tutte quelle macchine ferme? Quello è il parco dell'ispirazione. Non c'è un posto per gli innamorati da voi? No, anche questo è superato da secoli, come il mahjong, il poker e la canasta. Vogliamo andarci anche noi e parcheggiare un istante? Sì, può essere interessante. Ehi, spegni i fari, idiota! Ma guarda un po'! Non hai altro da fare, imbecille? Te ne vuoi andare, penso che non sei altro. Ma sei impazzito! Non mi pare così divertente. Stanno lì seduti senza dirsi una parola. È naturale che non parlino, sono allacciati l'uno all'altro. Ma guardate che luna stupenda. A voi non dice proprio niente la luna. Altro che, è l'ultimo rifornimento sulla via di Marte. Qui da noi la luna fa diventare romantici. Ecco, vedete quei due che si baciano? La colpa è della luna. Davvero? Ma è divertente baciarsi. Perché non provate una volta? È una buona idea, andrò a chiederlo a quella ragazza. Ma perché vi volete incomodare a scendere? Ci sono io. Proviamo anche questa. Questo cristallo è igienico, ma qualche volta è scomodo. Dovrò proprio toglierlo di mezzo. C'è un certo gusto. Ti dirò una cosa, ora ci riprovo. Credi di riuscirci? Così non va, non potete sentire l'effetto. Al contrario, ho sentito far ping nella mia terza vertebra. Facciamolo un'altra volta. Oh, oh mio Dio. Un altro ping? Sì, è un pong, un ding ding dong. L'ho specchiato! Ci sono riuscito! Sono innamorato! Tutto quello che io ho detto sia vero. Sta diventando un essere terribile. È meraviglioso, inebriante! Lui l'ha voluto? E lui paghi dunque tutte le conseguenze. Sfoggiamoci! Ma che succede? Devo aver fuso una valvola. Ellen, sai che ho io... Ho fatto molto male. Non avrei dovuto permetterti di baciarmi. No, Ellen, non dir così. Ma non devi pentirtene. Parlerò a tuo padre e gli chiederò la tua mano. Cosa? La mia mano, tu? Creighton, ti rendi conto di quello che stai dicendo? Certo che me ne rendo conto. Credi che non sappia qual è il mio dovere? Beh, vieni di sopra. No, vado in cucina a bere un bicchiere di latte e a mangiare un boccone. Non sto bene. Ciao, ci vediamo domattina, eh? Sei felice? Beh, no, non esattamente. Sono più... Estasiata, anch'io. Come se fluttuassi in aria. L'ho sentito, quello spaventapasseri. Ellen, tu non lo sposerai, intesi? Ma è naturale, caro. L'ho lasciato dire perché non si dispiacesse. E a me non ci hai pensato, sono un uomo io. Lui invece no, Dio solo sa cos'è quello. Cos'è non ha nessuna importanza, ma ti assicuro che ha un'anima gentile. Oddio, che cosa devo fare, Conrad? Sposarmi, ecco cosa devi fare, fuggiremo. Conrad? Quando avrò finito questo sandwich.
Sai, Red, Helen e io siamo fatti l'uno per l'altro. Il nostro è vero amore. Lo so che siamo di due mondi diversi, ma questo non è affatto un ostacolo. Personalmente sono contrario ai matrimoni misti. Guarda me. Perché? Non hai niente di strano. Credi? Ma non sai che me ne vado sempre in giro col naso caldo e la coda fredda? E questo avviene perché mia madre era una pechinese e mio padre un bassotto. Buonanotte, Red. Quel povero illuso di Conrad crede di fuggire con Ellen. Ma ora ci penso io. L'illuso è lui. Sai cosa mi diverte, Red? Il fatto che il signor Dalton non ha idea di cosa sta succedendo. L'ho detto che è un illuso. Il signor Dalton crede che innamorarsi significhi mettersi in un mare di guai. L'ha sempre detto, ma si sbaglia. Se ne accorgerà se mi sbaglio. Buongiorno, caro. I ragazzi non sono ancora scesi? Creighton, Conrad, la colazione è pronta. Dov'è Ellen? Ah, non lo so. Non era nel suo letto quando mi sono alzata. Non c'era neanche Conrad. Forse sono andati più presto a scuola quest'oggi. Buongiorno, signor Spilling. Oh, buongiorno, figliolo. Siete di buon umore, se non sbaglio. Oh, di ottimo umore. Ecco qua. La compagnia televisiva Amalgama ha rinnovato il contratto a Roger Putnam Spilding per altri 5 anni. È tutto per merito vostro. Farei di tutto per voi. Vuoi anche darmi la mano di Ellen? Ellen? Ebbene, signor Spilding. E dite? Arriva sempre questo momento, anche a un uomo spaziale se incontra la ragazza dei suoi sogni. E ora, siccome ho messo da parte abbastanza dindi, non solo per sopperire alle eventuali spese, così io avrei deciso, se voi lo concedete, signor Spilding, dunque, signor Spilding! Beh, cosa c'è? Tu non immagini cosa è successo? Vediamo. Si sono sposati, Conrad e Ellen sono marito e moglie. Marito e moglie? Sono scappati. Sicuro, è così? Siamo stati costretti a sposare. Che significa costretti? Perché non si poteva più aspettare con quello lì in giro e siamo scappati. Figlio di una santa donna. Non dovete dispiacervene. Conrad sarà un buon marito. Scusami, caro. Questi figlioli non hanno ancora fatto colazione. Conrad, resti con noi. Con piacere. Congratulazioni, vecchio mio. Spero che resteremo amici. Davvero, Creighton, non sei geloso per Ellen? Oh, è come una sorella per me. Una sorella, Creighton? Ora le farò sapere quello che tu senti realmente per lei. Ellen, bambina mia, con la tua faccetta e il tuo bel corpicino mi fai impazzire. Quante volte ti ho guardato andare in giro per questa casa e quando anche tu mi davi un'occhiata mi sentivo letteralmente sconvolto. Creighton, che cosa state dicendo? Non lo so, hanno dato libertà al mio pensiero. Signor Dalton, vi prego. Fra noi due non c'è bisogno di parole. La prima volta che ti vidi fu per il mio cuore come se tutte le campane suonassero a festa. Fu come se sulla terra esistessimo soltanto tu e io. E durante le mie lunghe notti insonni il tuo ricordo mi torturava e al tempo stesso mi rapiva in estasi. Non ti permetto di continuare questo discorso sconveniente e offensivo. Ma no, no, devi lasciarlo dire invece. Ma io non dicevo la verità. Ossia, è la verità, ma vedi. Cosa? No, non è la verità, lo giuro. Ecco, io direi che Ellen e io. Con i tuoi occhi lacrimi, parevi implorarmi di prenderti fra le mie braccia possenti e di stringerti forte a me.
E le ingiuro che tutto ma questo... Ma scalzone, la donna che tu ami è mia moglie! E Conrad, ti prego! No, no, state calma. La barriera mi difenderà. Conrad, dai pure. Conrad! Alzati! Dagli un paio di cacciatori! Forza, Creighton! Non voglio che scenda a via di fatto. Difenditi! Signor Denton, non mi costringete a rispondergli! Non voglio colpire nessuno! Colpiscimi! Non colpirò nessuno! Non colpirò nessuno! E così sei un vigliacco? Sì, lo sono. Avanti! Battiti! Intervieni, papà! Ti ho detto che non ti colpirò! Con piacere! Sono battiti. Contrario a ogni violenza io! Conrad, ti prego adesso! L'ha voluto lui! Ti prego! Basta, Conrad! Si può sapere cosa fate? Cosa viene in questa casa? Perché ve ne state lì tutti in piedi? Cos'è questo eccitamento? E quello cosa ci fa lì per terra? Rimetto a posto il telefono. Glielo suonate. Tu l'hai colpito e non si è disintegrato. Creighton ha perduto i suoi poteri. I suoi poteri? Siamo salvi! E io finalmente potrò compiere il mio dovere. Volete prendere una tazza di caffè? No, 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 grazie. Tienilo d'occhio tu, Conrad. Io vado a chiamare la polizia statale, la guardia nazionale e il comandante generale di zona. Oh, scusate. Fatti coraggio. Creighton, ora alzati su. Forza. Aiuterò io su, avanti, ecco qua. Ho detto che se si rialzava ricominciavo. Stai a sentire. Lo sistemerò io, non per niente mi chiamano pugno di ferro. E piantala. Ecco, io non avrei... Come vi sentite? Ah, così non c'è male, grazie. Accaldato. Noi il dolore fisico non lo sentiamo. Si è tristi, si sente il caldo e il freddo, ma non il dolore fisico. Così questa non è stata neanche ora un'esperienza. Quando Conrad me le suonava io non sentivo niente. Ma... Cosa? Oh, il mio braccio! Signor Dalton, che male! Hai voluto essere uno dei loro, ebbene devi conoscere anche le loro sofferenze. Così male, tutta la gamba fino in fondo, o la schiena, anche la schiena, che male, la testa, lo stomaco, tutto mi fa male! Ah, mi ha baciato! E fa attenzione, mia moglie sta telefonando, devo usare il vostro telefono. E non lasciatelo scappare! Ma quello mi ammazza! Beh... Battiti se sei un uomo! Ognuno si batte come gli pare! Apri! Vieni fuori e battiti! Non ho voglia di fare a pugni! Apri, vigliacco! È per questo che non aprirò, sono un vigliacco! Un uomo spaziale, ho detto, S-P-A-S-I o meglio Z. Sì, signore, la polizia l'ho già avvertita. Sì, generale, vi aspetto. C'è un fucile? Oh, Conrad. Eccolo là. Conrad? E così non sei rimasto a sorvegliarmi? Mi occorre un fucile nel caso volesse battersi. Oh, dammi qua, è un pezzo d'antiquariato. Oh. Chiamo l'antico con quel botto. La polizia! Sarà bene che vada a preparare dei sandwich e il caffè. Venite, non c'è da aver paura. Bisogna tenerlo d'occhio. Prego, dopo di voi, io farò da retroguardia. Andate. Ah, siete voi finalmente là dentro! Fate attenzione! È pericoloso! È là dentro! Avete sentito? La situazione delle più pericolose! Ha la propulsione a getto! No, è stata Marta a buttarlo fuori! Marta, vieni qui! Su, Conrad, alzati. E non stare qui, ti può colpire. L'ha già fatto. Avanti, ragazzi, circondate la stalla, presto.
Non perdiamo tempo, l'altoparlante. Arrendetevi, ormai siete circondati. Non avete via di scampo. Permettete? Vai pure. Marta! Qui Marta! Marta, dove sei? Avanti, vieni da papà, e cara. Cantala con Marta! Non avete scampo, ve l'ho detto! Venite fuori, tenete le mani in alto! Avete sentito? Uscite, tenete le mani in alto! Scusa se ci ho messo tanto. Oh, Thelma! E lei? No, grazie, oh. Ma... Venite fuori, tenete le mani in alto! Comandante, gradite, vero, qualche sandwich? Vi prego, madame, non ora! Cora? Vi consiglio di uscire! Se no dovremo usare i candelotti lacrimogeni. I candelotti? Buona idea. Permettete? Fate attenzione, non ve lo lasciate sfuggire. Il vento non doveva cambiare, il regolamento non lo dice. Le donne, vadano in casa, chiudete tutte le finestre e tutte le porte. Marta! 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 Ah! Riesco a volare! Riesco a volare! Avanti, venite fuori dalla stalla! Ci sono già! Oh! Un po' di caffè? Io provo ad entrare. Il generale non vuole che la cosa finisca prima del suo arrivo. È già in cammino con i fotoreporter. Oh, dannata nave spaziale, perché sei andata via senza di me, eh? Un momento, no! Aspetta, ferma! E se no come faccio a entrare? Ma chi c'è? Salve, signor Dalton, è la vostra nave? Allora, ne hai abbastanza? Ah, sì, signore, altro che abbastanza. Hai voluto diventare un essere terreno e ora sai cosa voglia dire. Hai provato le pene dell'amore, le pene della gelosia. E ho buscato dei pugni e quelli fanno davvero male. Sono tutti pazzi su questo pianeta, sono contento di lasciarli. Non tornerai mai più sulla Terra? No, mai, lo prometto. Se vorrò fare un viaggetto andrò su Mercurio. Che questo ti serva di lezione, figliolo. E rammentati, c'è un proverbio su chi lascia la via vecchia per la nuova. Non si deve ficcare il naso negli altrui pianeti. E da ora in poi giuro che lo farò. Ehi, prima quando picchiavo la testa non sentivo nulla. Signor Mayberry. Ah, sì o sì. Dov'è l'uomo spaziale? Un uomo spaziale? Non esiste questo genere di uomini. Ciao, Terra. Non mi rivedrai. Ah! Signor Delto! Oh, signor Delto! Oh! Oh! Signor Delto! Oh! Aiuto! Per carità! Thank you.